Cari amici del canale Grande Risveglio, sono Marina, qui con voi a proporvi un messaggio di Sananda, canalizzato da James McConnell. A fine lettura seguirà qualche breve commento. Buon ascolto. Sananda, guardate come si svolge il film di James McConnell, 8 giugno 2024. Sono Sananda, vengo per essere con voi in questo momento, in questi tempi speciali a cui vi state avvicinando. Sappiate che a questo punto tutto sta davvero cambiando. Le linee temporali stanno cambiando, la vita stessa sta cambiando. E voi siete parte di questo cambiamento, anche se a volte non vi sembra, anche se vi sembra di essere tornati alla matrice di terza dimensione, di essere parte della vostra vita quotidiana e per molti versi, come altri sul pianeta, che non si rendono conto di essere nella matrice. Ma voi stessi sapete che siete andati oltre e che a volte siete certamente oltre. Ci sono momenti in cui camminate davvero nell'espressione della quarta e quinta dimensione. Ci sono momenti in cui potete vedere la sovrapposizione della quinta dimensione e potete raggiungerla. È proprio lì davanti a voi e lo sapete, lo sentite nel profondo di voi stessi. A volte non si sa bene da dove provenga quella sensazione, ma è comunque presente. Vi chiedete, perché mi sento così bene? Ma perché chiedersi perché? Quando potete semplicemente essere nel momento e sentirvi bene. Non preoccupatevi da dove provenga. Siate semplicemente chi siete in quel momento. Scoprirete che sempre più spesso, facendo così, sarete in quel momento, sarete in quell'espressione di quinta dimensione, sarete una parte della quinta dimensione che si avvicina sempre di più alla vostra piena ascensione. Sappiate che ora siete nel processo di ascensione. Ci sono molte cose che stanno accadendo all'interno del vostro corpo, della vostra struttura corporea, che vi avvicinano sempre di più all'ascensione e certamente anche alla vostra coscienza. Mentre la vostra coscienza continua a elevarsi, mentre le frequenze vibrazionali intorno a voi stanno elevando la coscienza dell'uomo, anche se non sembra, ma in realtà lo stanno facendo. State avanzando, avanzando ogni giorno, ogni momento. Quindi abbiate fiducia in questo, abbiate fiducia nel piano, come avete sentito dire molte volte. Il piano è il piano di Dio per questo mondo, per la Terra. È un piano universale che è in atto da molto, molto, molto tempo. E proprio ora siete nel processo di culminazione di questa parte del piano. Quindi, mentre guardate a questo sempre più come a un film che si svolge, come avete sentito dire molte volte da noi e da molte fonti, guardatelo come un film che si svolge davanti a voi, perché se lo fate non siete attaccati ai risultati di ciò che accade in quel film, vi limitate a guardarlo, sapendo che a un certo punto questo film finirà. E naturalmente, quando c'è una fine, c'è sempre un nuovo inizio e il nuovo inizio è la vostra ascensione. Molti si chiedono, ci sarà un evento importante? Succederà qualcosa che, come avete sentito, darà il via alla prossima fase? Ma vi dirò ora, come Sananda, che la prossima fase è già iniziata e voi ci siete già dentro. Eh sì. Ci saranno dei fattori scatenanti.
e i diversi fattori scatenanti che si verificheranno sono in procinto di farlo. E un giorno, al vostro risveglio, in un futuro non troppo lontano, scoprirete che uno di quegli inneschi è scattato, il che porterà al successivo e al successivo ancora come effetto domino. E questo sta accadendo ora. Quindi sedetevi, amici miei, sedetevi, guardate il film, guardate lo spettacolo che si svolge davanti a voi. Non siate coinvolti o attaccati ad esso. Lasciate che sia semplicemente ciò che è. Scoprirete che sarete nel posto giusto, al momento giusto, nel momento giusto per svolgere la vostra missione, per la quale siete venuti qui. Ognuno di voi è venuto qui per una ragione, è venuto qui per una missione, e quella missione sta per aprirsi sempre più davanti a voi. Alcuni di voi hanno già iniziato quella parte della missione, la parte della missione che vi porta alla fine di questo film e all'inizio del viaggio continuo delle vostre vite. Sono Sananda e vi lascio ora in pace, amore e unità, e che continuiate ad andare avanti essendo nel momento, ogni momento che potete, essendo nella gioia in quel momento, trovando la gioia in quel momento, perché questi momenti, proprio ora, sono vostri. Traduzione e voce Marina. Ecco, il messaggio di Sananda è appunto quello di osservare tutto ciò che sta accadendo attorno a noi, anche se può sembrare catastrofico, se può sembrare un qualcosa senza speranza per l'umanità, in realtà è da vedere proprio come uno spettacolo che si sta svolgendo di fronte a noi. Rimanere degli spettatori, rimanere degli osservatori. Così come è importante che noi siamo spettatori, testimoni, osservatori, chiamatelo come volete, di noi stessi, di quello che accade dentro di noi, che non siamo coinvolti con ciò che spesso facciamo in modo automatico, senza esserne consapevoli. Quindi magari anche dedicando qualche breve momento nell'arco della giornata, anche 10 minuti, 5 minuti, non so, quando vi capita, ad auto-osservarvi, a iniziare ad assumere questo atteggiamento di testimone, osservare il respiro, osservare le sensazioni che provengono dal vostro corpo, osservare i vostri pensieri, osservare le emozioni, che magari nel momento che si manifestano ci coinvolgono, ma se cominciamo ad abituarci ad avere questo atteggiamento di spettatore distaccato, riusciremo a osservare anche le emozioni e non lasciarci travolgere da essa. E questo è un allenamento che poi ci serve appunto per non essere travolti, per non essere presi dentro al vortice di tutto quello che ci sta succedendo intorno, che in questo momento sappiamo bene tutti che insomma è un momento delicato per il mondo, per l'umanità. Chi segue il canale, chi segue anche altre canalizzazioni, altri canali, sicuramente sa che non sarà permesso da Dio Padre Madre di arrivare a una totale distruzione, no? Anzi, è tutto assolutamente monitorato, è tutto supportato, sostenuto dai fratelli maggiori, e quindi insomma
osserviamo tutto quanto, perché veramente noi lo stiamo vivendo in questo momento, e un domani potremo dire che c'eravamo, l'abbiamo vissuto, l'abbiamo superato e abbiamo contribuito all'avvento della nuova era, possiamo dire, della nuova terra. Quindi da parte mia un augurio di buona visione, di buona osservazione del film, di buona visione del film a tutti quanti voi. A presto.